Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Io non ho mai inteso la scenografia come un contenitore in cui ci sono poi i personaggi che grazie alle battute fanno andare avanti la storia. È chiaro che loro sono i locomotori di una storia, ma è chiaro anche che quella storia deve essere e può essere narrata se alle loro spalle o attorno a loro c'è un qualche cosa che narra anche quando loro stanno zitti. Sono convinto che l'ambiente è la seconda pelle del personaggio. E più in generale la scenografia è il vestito del film. Io l'ho citato altre volte, quando abbiamo fatto con Maselli Codice Privato, del quale non c'era una sceneggiatura ma soltanto una traccia, io avevo elaborato un progetto molto particolare, per rendere l'idea quasi piranesi, insomma, in un grande spazio in continuo doveva alludere a una continua trasformazione degli arredi, una cosa strana, ma perché c'era l'attrice, doveva esserci l'attrice Valeria Golino, sì, che ha una sua particolarità fisica, espressiva, gli occhi, l'inquietudine, per tanti ragioni che nel cinema sono abbastanza normali, insomma lei non poteva più essere disponibile e a quel punto è saltato fuori in maniera abbastanza imprevedibile, almeno per me, anche per lo stesso Maselli, da parte di De Laurentiis, Ornella Muti, che era poi esattamente il contrario di quello che uno avrebbe potuto mai immaginare. Però essendo uscito un grande regista, soprattutto con le attrici, è riuscito a trasformare completamente la fidanzatina d'Italia, carina, borghese, stravolta completamente, però è entrato in crisi il progetto, perché non c'entrava assolutamente nulla con lei, quel progetto antecedente. Quindi ho recuperato alcune cose, però l'impianto era con qualche elemento di borghesia. Certamente Codice Privato è stato il film che mi ha maggiormente imposto, diciamo, l'attenzione della critica. Anche perché ti ha gratificato molto, in sostanza. Sì, della critica. Io mi ricordo di essere stato invitato a Venezia come coprotagonista della Muti, perché era lei e l'ambiente. Certo. E poi tutti i film di Bellocchio,
L'ora di religione, per esempio, è un film a cui sono particolarmente affezionato, e Vincere, che secondo me è uno dei più bei film fatti negli ultimi tempi, insomma, quindi... Pronti? Io immagino la scenografia come elemento drammaturgico, quindi un elemento che racconta o co-racconta, quindi partecipa al tutt'uno che poi diventa film. Il regista ovviamente ha la responsabilità principale di tutto, però sia la fotografia, la scenografia, i costumi sono elementi narrativi, oltre che funzionali. Mi faccio mentalmente una mia idea su quello che è l'anima della storia e scelgo una mia linea che sottopongo al regista sull'intesa. Ci sono degli scambi, naturalmente ci possono essere anche delle, non dico conflitti, ma insomma dei pareri contrastanti, ma questo aiuta alla messa a fuoco di quello che vuole essere poi lo stile del film. Non c'è mai staticità. L'idea è quella di dare attraverso un ritmo, attraverso la scansione delle immagini scenografiche, di dare appunto un movimento. Mi viene in mente un passaggio del libro di Italo Calvino, Palomar. Il signor Palomar, seduto sulla spiaggia, che contempla il mare. Una situazione anche abbastanza banale. In realtà Palomar voleva capire quel movimento. Allora lì ti scatta, anche per distorsione, per immaginazione se vuoi, ma se quella corrente, quelle onde che si muovono in quel modo, si muovessero improvvisamente al contrario, no? Anziché andare a riva, vanno verso il largo, che cosa succederebbe? Succede una cosa innaturale ma assolutamente reale, perché io sto parlando di un movimento che ha un suo corso per via delle correnti, ma guarda caso per un ribaltamento cosmico, non so, comunque me l'immagino che possa cambiare direzione. Questo in una certa misura spesso mi ha aiutato a immaginare anche la scansione ritmica della scenografia. Io penso che la luce nel cinema sia materia, nel senso che è inscindibile. La luce è narrazione.
Quindi, così come lo è o lo può essere un muro, una strada nel buio, un taglio di luce su quel buio sta raccontando qualcosa che è strettamente connesso alla sequenza che lo spettatore sta guardando. Il quadro è il fotogramma. In quel fotogramma lì ci deve essere una fusione di queste materie, la materia luce e la materia tridimensionale, secondo un principio condiviso. Non mi piace l'autostrada, ecco, per andare a trovare una soluzione. Preferisco passare per viottoli, per scorciatoie, per strade sterrate, eccetera, perché per arrivare sempre magari allo stesso risultato, ma perché durante questo tipo di percorso alternativo e magari più complesso, ti rimangono addosso delle informazioni che altrimenti non avresti. Il percorso che vai a fare è intersecato a sua volta da altre informazioni, per cui arrivi allo stesso traguardo ma con un arricchimento, un bagaglio certamente più pesante, e dopo scatta la fase per nulla facile di togliere per cercare di arrivare all'essenza di quello che vuoi rappresentare. Quindi il tempo me lo immagino così, ecco, in questa forma. È anche vero a questa realtà che c'è un pubblico attento che sa cogliere delle specificità della creazione artistica e altri no. Non ci può essere un pensiero unico, perché altrimenti si arriva all'omologazione delle idee, si ingenera questo tipo di mentalità che è difficile da scardinare, a tutto detrimento di quella che è la nostra volontà, è quello di poter comunque fare delle opere artistiche, perché questo è il nostro mandato. Sono nella realtà che ci circonda elementi di spunto, di proprio che ti suggeriscono nella mente la possibilità di creare, di immaginare delle storie che possono essere proprio letterarie, nel senso di scrittura, o storie narrate attraverso immagini. Tutto ciò che noi immaginiamo è realtà.